Hi guys, welcome on, welcome back to my channel. Come avrete già letto dal titolo, altro vlog. Io non lo so che cosa ne sarà di questo vlog, perché effettivamente quello che mi avete visto fare stamattina, quello ho fatto. Non è che ci sono stati dei tagli, non ho fatto nulla, perché stamattina mi sono svegliato, visto che pioveva, e siccome non avevo, diciamo, impegni, non mi sono mosso di casa, sono rimasto buttato sul letto tutta la mattinata. Nulla, ho guardato una cosa come 20 video su YouTube. Ed è già ora di pranzo. Mangeremo gli spaghetti con il pesto rosso. E non so cosa c'è dentro. Non so, cioè è un pesto rosso? Non so cosa c'è dentro. Comunque, come avrete già letto dal titolo, oggi se riesco vorrei andare a comprare il pandoro di Chiara Ferragni. Non tanto perché il pandoro di Chiara Ferragni, ma perché insomma sì, li seguo Fedez, seguo Chiara Ferragni, ce l'ho ovunque su Instagram, negli shorts di YouTube, su TikTok, ovunque, quindi diciamo che li seguo. Però non ho mai comprato nulla di Chiara Ferragni. Lo voglio assolutamente perché ho visto che dentro c'è lo zucchero a velo rosa. Ora però so che è un po' difficilino da trovare, quindi se oggi pomeriggio la mia amica Serena mi dà disponibilità e mi può accompagnare, mi farò un giretto con lei per vedere di trovarlo. Poi ce lo unboxiamo insieme. È un normalissimo pandoro, credo che sia in collaborazione, adoro Balocco ex Chiara Ferragni. Spero di riuscire a trovarlo. Allora raga, sono le 5:30 e mi sta venendo a prendere Serena. Non so però se andremo solo a vedere per il pandoro o se ci facciamo un giretto da qualche altra parte, o un aperitivo magari, non lo so. Comunque vediamo dopo, qua è buiissimo, quindi ci vediamo dopo. Raga, io non lo so chi ha messo in giro la voce, che era difficile da trovare. Cioè, lo stand è pieno, 11,90. Pink Christmas. Raga, io mi sono innamorato. Quanto sono belli. Questo è più carino, però questo è rosa. È rosa ed è anche rainbow. Sì, addentriamo, ci avviciniamo alla cassa. Allora raga, qui si sta alzando un vento che mo si porta via. Ci stiamo andando a fare uno sprizzino prima di cena. Mi stanno guardando tutti male perché io faccio le clip del vlog mentre attraverso sulle strisce pedonali. Allora raga, è il giorno successivo e lo sto aprendo oggi il pandoro, perché ieri alla fine sono uscito e non sono riuscito ad aprirlo, perché sappiamo tutti come procrastino bene io, non procrastina nessuno. Il pandoro si presenta così, è molto cute, praticamente c'è qui Chiara Ferragni fatta a bambolina, ricorda molto il merchandise di Mariah Carey, con questo sfondo tutto rosa, qui il logo di Chiara Ferragni, però ci hanno messo sopra un cappellino di Babbo Natale. E Chiara Ferragni non perde l'occasione di ricordarci che è un'imprenditrice digitale, con questo hashtag Pink Christmas. Allora lo andiamo ad aprire, però di base del pandoro chi se ne fotte, praticamente la cosa figa è lo zucchero a velo, lo spolvero rosa, perché comunque il pandoro sarà un semplicissimo pandoro della Balocco, non credo che dentro avrà qualcosa di particolare. Comunque, io non vorrei rovinare il fiocco perché vorrei unboxarlo anche per TikTok. Non si apre! Oddio, non si apre. Lo sto per buttare per terra. Allora, raga, dopo un quarto d'ora ce l'abbiamo fatta ad aprire un fiocco. Ho dovuto tagliarlo. Quindi,
apriamolo. Wow, un pandoro! È carino perché anche sulla plastica c'è tutto il pattern del logo di Chiara Ferragni, dell'occhio, delle stelline, l'occhio. E qui sotto abbiamo lo zucchero a velo rosa. E qui abbiamo lo stencil, che adesso non si vedrà nulla perché c'è la luce, ma è lo stencil per fare sul pandoro con lo zucchero a velo il logo di Chiara Ferragni. E andiamo a provare a fare questo piccolo esperimento. Adoro. Bam. Ok raga, e lo stencil è uscito molto carino. Vi do un consiglio, appunto, come già pensavo: se lo prendete e dovete fare insomma la forma dell'occhio, mettete meno spolvero, meno zucchero a velo di quello che pensate sia la quantità necessaria, perché se ne mettete troppo vi si impappa e non vi esce bene il contorno, perché poi ovviamente lo stencil va anche tolto. Se ce ne mettete sopra tantissimo, quando andate ad alzarlo vi ricade tutto e se ne va la forma. Quindi mettetene sempre un pochettino di meno, perché aggiungerlo, potete aggiungerlo, levarlo è un pochino più difficile. Comunque raga, non lo assaggio perché, ripeto, del pandoro non può fregarmene di meno. Tra meno di 20 giorni me ne mangerò 250.000. Dunque raga, il video finisce qui. Come al solito spero che vi sia piaciuto, che vi abbia fatto un po' di compagnia. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate del pandoro, se vi è piaciuto, se lo trovate cute, se non ve ne frega niente. Come al solito vi ricordo che potete lasciarmi un like, un commentino, iscrivervi al canale, potete fare come volete. Io vi mando un bacione grande grande e come al solito mi raccomando, meno stress, più strass.